Eccoci qua di nuovo. Allora, parleremo di altre cose, perché le nostre interviste sono abitualmente ampie e documentate. Le documentiamo sulla base di documenti, libri, riviste, eccetera, che tutte le persone possono vedere, leggere, trovare, scovare in qualche biblioteca, in qualche libreria. C'è sempre però qualche testa di cazzo il quale ritiene di sparare la sua sentenza senza premunirsi prima di informarsi minimamente su quello che noi diciamo. Adesso qui c'è un grande... È la più grande pecca di tutti quanti i cosiddetti sapienti, no? Grande... quelli che hanno le verità rivelate. Ma sì, sono solo dei poveri imbecilli, noi sappiamo perfettamente che in Italia non legge niente nessuno e quei pochi libri che vengono comprati vengono presi... I romanzetti. ...nella scaffalatura. No, ma i romanzetti, per la maggior parte. Vabbè. Carlo Maria Cipolla, 1922-2000, storico economico di fama internazionale, ricordiamo Miasmi e umori del 1989, Il burocrate e il marinaio del 1992, Storia economica dell'Europa preindustriale 1997, Tre storie extravaganti 1994, Conquistadores, Pirati, Mercatanti, 1996, Le macchine del tempo, 1996, Vele e cannoni, 1999, tutti editi dal Mulino, prestigiosa editore italiana. Scrive Carlo Maria Cipolla in questo piccolo testo intitolato, che è un classico della letteratura italiana, intitolato Allegro ma non troppo. Scrive, capitolo primo, la prima legge fondamentale. La prima legge fondamentale della stupidità umana asserisce senza ambiguità di sorta che sempre e inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il numero di individui stupidi in circolazione. Allora noi non li sottovalutiamo perché sono quelli che interferiscono, no? Che mettono il loro commentino, spesso non nemmeno firmandosi, perché mettono una firma del cazzo, no? Per contestare, ma in maniera estremamente stupida, quello che noi abbiamo detto prima, motivazionalmente e motivati, non più, no, oltretutto documentati, diciamo regolarmente. Gli autori del Vecchio Testamento erano coscienti della esistenza della prima legge fondamentale e la parafrasarono quando affermarono che stultorum infinitus est numerus. Per loro, ma lo sapevano, no? Tutte quelle che hanno scritto sul Vecchio Testamento sono scritti per gli stolti. Se no si spiegherebbero certe stupidaggini abnormi, proprio, allora, del tutto impossibili. Idiozie totali, ma che vanno bene per gli stolti che lo credono. Ma voi immaginate che cosa è stato, questa storia dell'umanità composta in prevalenza da stolti che credevano a quelle idiozie. E più le sparavano, no? E a tutt'oggi che Mauro Biglino finalmente... Bertoldo Bertolino e Caccasenno! Troppo bello! Mauro Biglino, che alla luce della sua sapienza, perché lui è un sapiente, essendo un conoscitore delle lingue antiche, antiche in merito, che ha tradotto la Bibbia esattamente come era scritta, oggi come oggi c'è un sacco di gente che dice, ah, dove racconta delle fesserie, ma le fesserie sono quelle che, alle quali credi tu, idiota, che ci hai creduto tu, tuo padre, tua madre, i tuoi nonni, i tuoi bisnonni e la masnata, sì, di idioti perché... che andavano in chiesa a farsi rimbonire di idiozie. Sì, perché alla fine dei conti è semplicemente credere a quello che si è sempre creduto. Che vuol dire? Cioè, la scienza e la conoscenza si è fatta sempre sulla revisione periodica, cioè sulla rivisitazione delle conoscenze, sulla biura della conoscenza precedente sostituita da qualcosa di migliore successiva. Guarda, io ti dirò di più, sono vecchio ma non sono vecchissimo. Quando io facevo le medie, io mi ricordo, veniva dato per certo che Romolo
quando studiavamo storia, il nostro professore di storia ci diceva che Romolo era stato assunto al cielo. Accidenti, ragazzi. Ma noi ci credevamo tutti quanti perché lo diceva il professore. Ora, il mito romano lo sappiamo, perché Romolo è stato assunto al cielo. Comunque, non è così, diciamo, incredibile il fatto, perché mi sembra di ricordare di aver letto da qualche parte, su qualche trattato storico, che il mito di Romolo equivale a Mitra anche, cioè un parallelo. Esattamente. Parallelo, vedo. Esatto. Il fatto della semidivinità, i fondatori dei della gemelli, civitas, i fondatori di religione. Certo. Per copiazzarlo hanno fatto salire al cielo anche Gesù, poveraccio, che magari non avrebbe nemmeno voluto farlo, ma comunque sia. Se era Seneca solo, sicuramente no. Appunto. Andiamo avanti. Ma caddero in una esagerazione poetica, questo è troppo bello. No, sono caduti, per non dire che erano dei grandi mistificatori. Il numero di persone stupide non può essere infinito perché il numero di persone viventi è finito. Assolutamente inconfutabile. Eccezionale. Nella sua razionalità cipolla che si può sfogliare proprio. Come il teorema della cipolla. Come la cipolla. A prima vista l'affermazione può sembrare triviale, oppure ovvia, oppure ingenerosa, oppure tutte queste tre cose messe insieme. Tuttavia, un più attento esame rivela in pieno la sua realistica veridicità. Si consideri quanto segue. Per quanto alta sia la stima quantitativa che uno faccia della stupidità umana, si resta ripetutamente e ricorrentemente stupiti dal fatto che A. Persone che uno ha giudicato in passato razionali ed intelligenti si rivelano poi all'improvviso inequivocabilmente e irrimediabilmente stupide. B. Giorno dopo giorno, con incessante monotonia, si è intralciati e ostacolati nella propria attività da individui pervicacemente stupidi che compaiono improvvisamente e inaspettatamente nei luoghi e nei momenti meno opportuni. È la realtà di questo paese. Diceva il grande giornalista Luigi Barzini Junior in un suo fondamentale libro intitolato The Italians, gli italiani, che un italiano per raggiungere nella società il ruolo che gli spetta in funzione della propria cultura, della propria intelligenza, della propria energia, della propria savoir-faire, fatica, no? Molto quanto, di più. Quanto un qualsiasi altro esponente, no? Di qualsiasi altro paese per diventare sindaco della propria città. Molto di più. Siamo tormentati dai cretini. Ma dei cretini presuntuosi. Prima parlavamo di quella nostra amica. Esatto, parla. Che viene dal SEL, dalla sinistra estrema, ed ha sempre militato in quell'ambiente, che ha creduto fondamentalisticamente, proprio a prioristicamente, a quello che gli veniva imbonito, come dicevi te prima. Dalla Pravda e compagnia bella, non leggeva neppure, non lo sapeva lei, ma no, faceva finta di leggere. Dai Soviet o dall'Unità o quello che era. E oggi si ritrova a doversi rimettere in gioco tutto se stessa, tutto il suo bagaglio culturale, tutta la sua esistenza stessa. E nonostante tutto recalcitra, e anche quando gli proponiamo, come è successo, le soluzioni alle sue carenze di qualunque genere, addirittura anche affettive, perché quella gente lì ha perso il lume della ragione e quindi non riesce neanche a crearsi una famiglia, neanche a crearsi delle basi stabili proprio di esistenza. È la propria alienazione. Alienazione totale. Ecco, questi alienati totali oggi non possono che non fare un mea culpa e un auto da fè e riuscire a rinascere dopo una purificazione che li porta ad essere di nuovo infanti e da lì ricrescere e rinascere e ricrescere.
Purtroppo questa è un'operazione che richiede grande coraggio e non tutti sono capaci di accettarla. Non solo, ma questa gente ti venga a rompere i coglioni a te per asserire delle cose. Per non non riescono ad ammettere di essere stati idioti per una vita intera. È più facile dire idiota a un altro, di accusare l'esterno e non l'interno. Non hanno la forza, il coraggio di mettersi in disparte, cose che verranno messi comunque, perché poi la vita e soprattutto la storia è selezione ed è spietata comunque. Se non ti sai mettere in disparte, c'è qualcuno che te lo ci metterà, e in maniera piuttosto brutale, perché allora diventi petulante. La prima legge fondamentale impedisce di attribuire un valore numerico alla frazione di persone stupide rispetto al totale della popolazione. Qualsiasi stima numerica risulterebbe una sottostima. Perciò, nelle pagine seguenti si denoterà la quota di persone stupide all'interno di una popolazione con il simbolo sigma. E ritengo a questo punto che abbiamo letto la cosa più importante, dovevo dire. Poi però, siccome qui ci sono tante considerazioni, la prima su cui vorrei soffermarmi un istante è di questo tipo, che mi ha ricordato il caso di quel fraticello che aveva chiamato il capo della sua prega, priore, dicendo venga, ho visto un asino che vola. Allora quello si è andato, no? Ha alzato gli occhi al cielo e il fraticello gli ha detto: hai visto che sei cascato anche tu, eccetera. E il frate gli ha detto: guarda che io mi sono sbagliato perché pensavo che tu non fossi così cretino. Io non potevo pensare che tu fossi così cretino. Cioè, il discorso è completamente ribaltato, ovviamente. E poi veniamo a questo libro importantissimo, i Gesuiti, anche perché è bene che si sappia chi sono stati i Gesuiti. Però in questo libro, che è un libro di oltre 300 pagine, no, di 500 pagine, ci stanno una serie di considerazioni che vi faremo al momento opportuno. Quello che ci interessa in questo momento è un altro aspetto. In queste pagine si tratta di delle confluenze di due fattori. Che cosa è successo a fine 800 e inizio 900 nel mondo? È successo che sono arrivate in Occidente le culture orientali portate da tanti pensatori, che poi sono quelli che hanno dato vita al movimento teista del Novecento, che ha avuto come capo un noto personaggio, un po' estroverso, si chiamava Blavatsky, la Madame Blavatsky. E poi c'era tutto il movimento, come dicevo, teista, che aveva in sé dei personaggi molto importanti, tra cui uno era lo Schuré, l'autore di un libro fondamentale intitolato I Grandi Iniziati. Lo Schuré era cristiano teista, ma questo libro, che mi pare abbia avuto svariate migliaia di edizioni nel mondo, metteva tutti insieme i grandi iniziati, cominciare da Rama, da Krishna, eccetera. Ci metteva ovviamente anche Cristo. Però tutte le persone che avevano letto questo libro hanno incominciato a capire che per loro c'era uno solo, era Cristo, no? Qui invece lui ce li metteva tutti quanti. Questi hanno incominciato a ragionare, cioè fosse che Cristo non era che uno di questi iniziati. E lì è incominciata la grandissima rivoluzione. Questa rivoluzione poi è stata amplificata ulteriormente da un grande pensatore che nasceva in quell'ambiente, che era Rudolf Steiner. Rudolf Steiner poi si è staccato da questi perché loro erano troppo teisti e ha fondato l'antroposofia, un approfondimento culturale dello studio dell'uomo che va oltre alla filosofia, perché va alla sofia, infatti l'ha chiamato antroposofia. Questo Steiner ha lasciato una traccia assolutamente indelebile e nel mondo intero ci sono centinaia di migliaia di steineriani. Lo Steiner ha creato delle scuole, ci sono delle scuole elementari e medie anche in Italia, ha creato una medicina che è la medicina antroposofica, ha creato un'agricoltura che è l'agricoltura, tutte che rendono al meglio
nei loro interventi. Tutte queste cose poi sono state in un certo senso completate da un pensatore indiano che si chiamava Swami Vivekananda, le cui opere sono state pubblicate sempre all'inizio del Novecento, assieme a altre opere di antroposofi, dal famoso editore Bocca di Torino. Allora io voglio leggere inizialmente alcune considerazioni sul ruolo della predicazione di questo Vivekananda, perché di lì poi sono uscite fuori tutta una serie di altre considerazioni importantissime che diremo poi. Lo Swami, cioè Swami Vivekananda, proveniente da Calcutta, travolse gli studiosi e l'alta società come in un turbine, applaudito a Boston, New York e Filadelfia, onorato dai filosofi e teologi della Harvard e di Chicago. Dovunque andasse, lasciava un segno indelebile del sistema sanguigno dei pensatori accademici tra i quali la dottrina aveva già preso piede. Il suo messaggio principale, la parola chiave, era spiritualità. Quel che contava non era la religione in generale o una particolare forma di religione, ma lo spirito. Inviti i nostri amici a ragionare a fondo sull'incidenza di queste cose. Se una religione è vera, egli diceva, allora tutte le altre devono essere vere. Guardate che rivoluzione implicita in questo. Non l'esclusione, ma l'inclusione, un rovesciamento dei termini. Se la tua è vera, anche le altre sono vere, se no non sono vere nessuna. È verissimo. Cosa vai cianciando che la tua è vera e le altre sono false? Mascalzone, venditore di noccioline, delinquente. L'arte, la scienza e la religione... O non è vera nessuna, come diciamo noi, oppure sono vere tutte. È naturale. Come dice come Steiner. E come fai a dire... L'arte, la scienza e la religione non sono che tre modi diversi di esprimere una singola verità. Infatti su questo noi siamo perfettamente d'accordo. Tutto si trasforma nella sfera superiore della spiritualità. Perché siamo d'accordo? Perché noi siamo persone che sono vissute nella seconda metà del Novecento, impregnate, perché un minimo di cultura che uno potesse avere nella seconda metà del Novecento, quella cultura comunque impregnata dello spirito di Swami Vivekananda, comunque sia. Perché quella predicazione, quel messaggio ha circolato in tutto il mondo, e adesso vi dirò perché. Ai pensatori impegnati nella ricodificazione del mondo, lo Swami forniva un vocabolario in grado di esprimere quella spiritualità, ma soprattutto dichiarava che l'unica cosa sacra era la vita dell'individuo. Chi può aiutarti nella ricerca dell'infinito? Persino la mano che ti protende attraverso le tenebre è parte di te. Questo era veramente un vero iniziato. Lo Swami riuscì laddove le menti guida del cristianesimo avevano fallito. Ma i vati del cristianesimo sono tutte persone molto squalide. Adesso? Non lo ero all'inizio. No, all'inizio no. Sicuramente all'inizio. Era gente con i coglioni. Adesso, hanno inventato una religione come questa. Certo, certo. Egli forniva al nuovo culto dello scetticismo un assetto di pensiero duttile, unificante, accettabile fino in fondo. Era del tutto secondario il fatto che si trattasse di una religione nel senso più pagano della parola. Il suo grande richiamo era dovuto all'insistenza sulla dignità dell'uomo, il prevalere della ragione e la fiducia più completa nella natura umana, la quale, libera da ogni intromissione da parte della religione organizzata, poteva da sola raggiungere la propria felicità. Eccezionale, un vero iniziato. Ogni uomo era un'entità a sé stante, la mano che ti si protende attraverso le tenebre, come diceva Swami, è parte di te, è vero. È vero. Fa parte della tua realtà. È vero. È nella tua cerchia. Il nuovo scetticismo aveva così trovato il modo di sottolineare ciò che unisce le persone, non ciò che le separa,
ed era quindi in grado di suggerire agli uomini non tanto quello che dovevano evitare di essere, ma quello che dovevano proporre, bensì ciò a cui erano destinati. Certo. I primi luminosi esempi della dottrina si ebbero nella lotta per l'abolizione di crudeli ingiustizie sociali, frequentissime negli ambienti occidentali e occidentalisti dell'inizio del Novecento, India compresa ovviamente. Soprattutto? Le soprattutto perché lì c'era ancora la schiavitù, esatto. C'erano le caste, esatto. c'erano i dominion inglesi. Dell'uomo sulla donna e tutto il resto. Certo. Gli abolizionisti, i difensori dei diritti civili dei negri, coloro che si opponevano alle sevizie perpetrate su animali e bambini e allo sfruttamento minorile nei quartieri ghetto, furono tra i fautori del nuovo atteggiamento. O ricordate che l'indipendenza o la pseudo-indipendenza dei negri negli Stati Uniti è avvenuta negli 60. Anni 70. Fine 60, sì. Sì, anni 70 e per il tramite della morte di due grandi leader, Malcolm X e Luther King, assassinati, vedi caso. Nel ruolo di cittadini questi non credenti erano irreprensibili, gentili, industriosi, generosi, pagavano le tasse nei termini prescritti, intrattenendo buone relazioni con i vicini, lottando per la patria quando era minacciato dal nemico. In caso di morte, che essi preferivano chiamare transizione, l'unica cosa che richiedevano come servizio funebre era un atto di carità eseguito in loro memoria. Solo la memoria sopravviveva di loro, per il resto avevano varcato la soglia del nulla. Ora vedete che grande differenza tra l'atto di carità di queste persone e l'obolo che il cristiano cattolico dà al prete nella speranza che il prete gli dica delle messe. Ma l'obolo inizialmente era la moneta che si metteva in bocca al morto. Esattamente. In epoca pagana. Chiamiamola pagana, diciamo pure egiziana. Sì. E il fatto però che questo qui dia i soldi perché il prete ti dica la messa senza chiedere la certificazione, perché oggi noi viviamo in un clima in cui poi le professioni dovrebbero essere certificate da una certificazione extra. Allora a sto prete dagli pure l'obolo perché ti faccia la concessione, no, del perdono, del perdono di Dio, ma per Dio gli chiedi chi è, gli dice se c'ha l'autorizzazione. Eh no, potrebbe essere un prete di quelli che hanno clandestino. Spretato. Clandestino. Di quelli che hanno spretato. Ah, aspetta, notizia bellissima. C'è un clandestino congolese che ministra. Sì, che ha denunciato gli italiani per aver ucciso Gesù Cristo. Alla Madonna, era al Tribunale internazionale dell'AIA. Perché dice che noi siamo gli eredi diretti di Ponzio Pilato. Esattamente. L'ha fatto perché vendicarsi della nostra, che lui aveva fatto la sua sorella. Troppo bella questa, eh. Attenzione che dobbiamo leggere un'altra cosa e poi la concludiamo. Noi umani abbiamo sempre... Ah, comunque, notizia ulteriore. Sì. Il Tribunale Internazionale Penale dell'AIA gli ha già risposto esattamente come ha risposto a noi, cioè che non è sua competenza. Quindi bisogna dire che in questo caso ci ha comportati molto equanimamente. Sì, però è altrettanto vero che quelli dell'AIA avrebbero potuto anche dire chi è il competente. Chi è il competente? Certo, certo. Chi è? Certo. Dici chi è? No, e chi è? Lo sappiamo chi è il competente. È il Tribunale della Santa Inquisizione. Certo, alla fine è sempre loro. È la Santa Inquisizione che te lo deve dire. Certo. E quindi loro avrebbero potuto demandare gli atti alla Santa Inquisizione. Certo, rivolgiti a questo. E adesso si chiama un altro nome, ma Santa Inquisizione è sempre. Noi umani abbiamo sempre desiderato più di quanto avessimo bisogno e quindi che importanza ha se siamo senza Dio? Tolleriamo tutte le fedi religiose, non ne accettiamo alcuna. Una frase di Swami scioglieva ogni dubbio. Guarda caso lo diceva anche Ottaviano Augusto. Esattamente. Esattamente. Solo 2000 anni prima. Solo ti immagino. Se una religione è vera, allora anche tutte le altre devono essere vere. E questa mi sembra una frase importantissima che dovrebbe concludere questo mio intervento, se non che c'è una cosa importantissima che va aggiunta. Da questo pensiero è nato il grande movimento cattolico
dei modernisti. I modernisti erano quei preti che, forti di questo pensiero, pensavano di riformare la Chiesa. A questo punto... Tipo capitolo... Unione e Liberazione? No, 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 è diverso. Al contrario. Il modernismo è proprio una dottrina interna della Chiesa, che ha avuto come esponenti tra i più grandi pensatori Montini. Della Chiesa... No, no, Montini è venuto molto dopo. Mm. Parlo della fine dell'Ottocento. Ah, quindi, ok. Di cui il più grosso pensatore è stato Ernesto Buonaiuti, che è stato quello che ha scritto la storia del cristianesimo. Cosa più uno dei libri più importanti, una delle opere più importanti di storia del cristianesimo è stata scritta da Ernesto Buonaiuti. Tutti questi furono esclusi a divinis e furono bastonati alla grande. Io vorrei leggere altre tre o quattro frasi, perché di lì diremo altre cose in un secondo tempo. Già intorno al 1840 il filosofo italiano Vincenzo Gioberti, che era un prete, dichiarava senza mezze misure che la Chiesa dovrà riconciliarsi con lo spirito dell'epoca e con i tempi moderni. Adesso io non entro nel merito, perché lo spirito del modernista non mi piace, non mi è mai piaciuto, perché dietro c'era un'intenzionalità manipolatoria, che è quello che invece voglio sottolineare. Ma doppiamente la mentalità vaticana, lo sappiamo. Esattamente, manipolatoria. Cioè, dobbiamo adattarci ai tempi, poi queste tesi sono venute alla luce anche col Vaticano II, quindi insomma è un discorso piuttosto lungo. A me non piace queste cose, al limite preferisco il dottrinario puro, il quale dice è così perché nel 200, 300, 500 dopo Cristo è stato... Lo ha dimostrato Sant'Agostino, lo ha dimostrato San Bonaventura, eccetera, Santo Tommaso, eccetera, eccetera. E con i tempi moderni, diceva Giorgio Alberti, altrimenti, egli diceva, la Chiesa non sarebbe sopravvissuta. A 30 anni dalla morte di Gioberti, avvenuta nel 1852, i più eminenti studiosi cattolici in Francia e in Italia erano stati conquistati dalla potenza e dal fascino del nuovo atteggiamento. Il continuo progresso della scienza, le nuove tendenze negli studi biblici, la grande ondata dell'evoluzione darwiniana cominciavano a lasciare il segno, ed è verissimo. Ecco il ruolo e la funzione della cultura, a patto che qualcuno la sappia comunicare. Darwin, sappiamo da che parte era anche lui, comunque. Beh, Darwin... Però ha fatto il suo lavoro. Ha fatto il suo lavoro. Nessuno... Quando Marx, mi pare che fu Marx che disse... Darwin descriveva il suo evoluzionismo avendo sotto gli occhi la società inglese della sua epoca, era vero. È chiarissimo, chiarissimo. Tanto è vero che oggi si parla di darwinismo sociale, perché è il darwinismo quello che dominava l'Inghilterra dell'epoca e domina il mondo occidentale di oggi, il darwinismo sociale. Bisognerebbe andare a vedere chi ha finanziato il viaggio di Darwin per 3-4 anni in giro per il mondo. La borghesia inglese. La National Geographic. La borghesia inglese. No, okay, la National Geographic, oppure la società geografica, che era nelle mani... No, che era nelle mani di che cosa? Dillo. Dell'ammiragliato britannico. Ah sì, e che sappiamo bene che cos'è. Da sempre. Da cosa è sempre stato. Churchill, per fare un nome. Churchill. Il grande. Comunque un grande. È stato un grande. Fra l'altro fino all'ultimo. Guarda la considerazione. Un abile doppio giochista. Doppio giochista. Guarda la frase che c'è scritto sotto, che è molto bella. Troppo bello. È così, la vita è fatta di queste cose. L'ultima frase. La rivelazione e la conoscenza del soprannaturale, scrisse Monsignor Dulst, rettore dell'Istituto Cattolico a Parigi, dovevano non soltanto sembrare, ma essere soggetti alla ragione per poter inserirsi nella corrente principale del tempo. In pratica, queste altre dichiarazioni simili significavano che nel caso fosse sorto un conflitto di idee tra l'insegnamento della Chiesa e la scienza, la Chiesa si sarebbe dovuta modificare
e avrebbe dovuto rinunciare al proprio insegnamento. Perché ho fatto questa rottura? È un ossimoro concettuale. Perché ho fatto questa rottura? Perché dobbiamo arrivare a quello che ci interessa a noi. Come i gesuiti accettarono il modernismo. Allora, i gesuiti presero la posizione in favore del Papa, essendo gesuiti. Quindi, la milizia del re. Quindi, essendo gesuiti, hanno preso posizione a favore del Papa. Sono stati ufficialmente nemici acerrimi del modernismo, ma nella sostanza hanno acquisito tutti i concetti del modernismo. Se qualcuno ci vuol chiedere le ragioni di una certa politica, di un certo gesuita che è stato fatto Papa, glielo diremo un'altra volta. Adesso glielo abbiamo solo anticipato, preannunciato. Bene, con questo chiudiamo le nostre velleità odierne e vi rimandiamo alle prossime escandescenze. Esattamente. Al fulmicotone. Al fulmicotone. Ciao a tutti.